tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video haul di Evales. Torno a mostrarvi i capi di questo brand. Vi avevo già fatto un video, ve lo lascio sulle schede. Questa volta vado a indossare qualcosa di decisamente autunnale. Infatti ho le maniche lunghe perché inizia a fare ogni tanto un pochino freddo e quindi ora vado a mostrarvi qualcosa adatto all'autunno o inverno, comunque verso la stagione più fredda. Ma prima di iniziare a mostrare e a farvi vedere come mi stanno indossati tutti i capi che ho qui con me, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale attivando la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e ovviamente seguitemi anche sui social se vi va, cioè Instagram e TikTok. Trovate in sovraimpressione il mio nome, ma tutte le informazioni, come sempre, le troverete giù nell'info box. Inizio con una maglia che è quella che sto indossando, che ha questa particolarità della manica con un pezzettino, diciamo, di canottiera, in modo tale che sia un pochino asimmetrico, però ha le maniche lunghe e un motivo a forma di cuore qui sul davanti. Ed ecco qui che allora mi trovate a indossare questa maglia. Innanzitutto ci tengo a precisare che non sembrerebbe di cotone, nel senso che è leggermente più spessa, ma di poco, giusto quel pochino di più che è adatta alla mezza stagione, secondo me. E mi piace molto perché ha i polsini che vanno un pochino a stringere il polso e poi restano comunque morbidi, quindi restano abbastanza fermi. Al fondo hanno questa barra, diciamo così, di tessuto che va a richiamare lo stesso motivo del polsino. Veste un pochino largo, però mi piace veramente tanto la cadenza che ha e il risultato finale su un jeans, che vi vado a mostrare proprio successivamente, e adesso vi faccio vedere anche qui nel dettaglio. Ed eccolo qui il jeans che mi vedete poi indossare appunto nella clip. Al fondo il jeans ha questo orlo, diciamo, sfilacciato. Mi vedrete nella clip sia l'orlo così, diciamo, sfilacciato, che con un piccolo risvolto, che in realtà è la parte che io vado a preferire. Perché sì, è particolare ed è anche simpatico questo risvolto così, però continuo a preferire un jeans che abbia un piccolo risvolto perché mi piace come cade su di me. Questo jeans in particolare è una taglia S, così come la maglia, scusate forse non l'ho detto prima, ed è abbastanza elasticizzato, quindi è morbido perché indossato non è di quelli skinny, o almeno su di me. Resta morbido, vedete appunto che è abbastanza elasticizzato, questo color jeans un pochino chiaro slavato con questi motivi sul davanti, queste righe qui vicino alle tasche. Le tasche sono 4, sono tutte aperte, quindi sono 2 sul davanti e 2 sul retro. Una è leggermente rotta, leggermente sfilacciata proprio come motivo, e ha la cerniera e il bottone, quindi la chiusura, diciamo, classica. Trovo che sia molto bene abbinata a questa maglia, mi piaceva veramente tanto. Comodo, morbido, non troppo pesante come i jeans, quindi probabilmente si può anche andare a utilizzare di più verso la primavera barra estate, ovviamente il prossimo anno, perché ormai l'abbiamo salutata l'estate noi. Però mi piaceva davvero tanto e vanno a ultimare, diciamo così, l'outfit delle scarpe. Eccole qui le scarpe, ve le ho riposte in modo tale da farvi vedere come mi sono arrivate. Ci tengo a precisare che ogni capo ha la sua classica sacchetta con la cernierina, come questa per intenderci. E quindi eccole qua le scarpe, sono appunto contenute in questo sacchetto e sono dentro un altro sacchetto che si ricorda un pochino di più i sacchetti di stoffa. Sono ripiegate così, ma ovviamente si vanno a allargare immediatamente. Vedete come sono fatte? Sono fatte in questo modo. E davanti hanno questo fiocchetto veramente carino. Devo dirvi che ho preso 37 di queste scarpe, sono andata ovviamente a controllare la misura, ma reduce anche del mio vecchio haul dove avevo quelle scarpe a ginnastica leggerissimamente strette in punta, un po' troppo giuste.
sono andata bene a misurare il mio piede e sono andata anche a controllare le misure di queste scarpe qui, mi raccomando controllate sempre la guida e le taglie, e ho potuto notare che il 37 si avvicinava un pochino di più alla mia lunghezza del piede, forse leggerissimamente, lasciatemi passare il termine largo, ma non mi scappa, però non mi, il dito non tocca in punta, anzi va un pochino indietro, però basta mettere un fantasmino, un calzino, qualcosa, e secondo me è arrivata giusta. Comunque credo che sia la taglia corretta per me, mi piace, comode volendo da portare in uno zainetto se si vanno a indossare dei tacchi e poi magari dopo un po' uno è stanco, si porta queste scarpe qui dentro lo zaino, ogni volta ovviamente si devono andare a igienizzare, se no non va tanto bene, e secondo me siamo veramente top a cavallo. Mi piaceva appunto il motivo che hanno sul davanti, mi piaceva il fatto che sono veramente morbide, il tessuto ricorda un pochino quello del velluto, per intenderci, il vellutino, quindi secondo me se si bagnano rischiano di rovinarsi. Dentro la suola è abbastanza morbida. Arriviamo infine, perché siamo già arrivati diciamo così alla fine del mio video haul, con un pigiama. Eccolo qua dentro, come vedete è la taglia S anche del pigiama, è un due pezzi lungo, appunto in previsione del freddo più intenso, ed è fatto in questo modo. I pantaloni sono con una trama scozzese rossa, ha le tasche, cosa che mi piace tantissimo, il laccetto sul davanti per andare a stringerlo, mentre invece al fondo vedete questa parte un po' più stretta, più legata diciamo così con l'elastico, non è molto elasticizzato, cioè sì, si allarga abbastanza ma non è il classico elastico, è appunto fatto in questo modo, mentre invece la maglia, ovviamente ve la faccio vedere indossata appena finisco di spiegarvi tutto, mi faceva veramente sorridere perché c'è proprio scritto mamma, eccola qui, è rossa, quindi va bene anche per Natale, perché se uno magari vuole fare un regalo un pochino più scherzoso, se non fanno schifo ovviamente i pigiami a chi riceve il regalo, a me i pigiami piacciono molto, eccolo qui con su scritto mamma, e il tessuto è abbastanza spessino, volendo uno potrebbe anche utilizzarlo come tuta da casa perché ha un tessuto che si presta abbastanza, però nasce come intimo, quindi come pigiama, e ha appunto sul davanti questo scollo rotondo, la scritta in rilievo sembra appunto come se fosse diciamo incollata sopra, e lo trovo veramente super mega simpatico, lo potete vedere indossato, mi è leggerissimamente largo sul davanti, basta semplicemente andare a stringerlo, ma in generale quando uno va a dormire non ha bisogno di cose molto strette e sentirsi molto stretto, molto legato, quindi secondo me va comunque bene, è comodo, mi veste giusto. Forse se ci fosse stata una XS avrei anche potuto prendere una XS, però ripeto è un pigiama, quindi non mi sconvolge la cosa che sia un pochino più largo del normale, diciamo così. E con questo pigiama si conclude qui il mio video haul di Evales per l'autunno, quindi in occasione dell'autunno. Come sempre io vi offro un codice sconto, quindi eccolo proprio qui il codice sconto che è EVACOL, e potete avere un piccolissimo sconto al momento del checkout andandolo a inserire alla fine del vostro carrello. Io spero che vi sia stato utile e che vi siano piaciuti tutti i capi che sono andata a prendere. Mi raccomando, scrivetemi giù nei commenti qual è il vostro preferito, se avete già avuto modo di andare ad acquistare dei capi di Evales, come vi siete trovati e quale vi ispira di più. E io per adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, ma per non perderlo è super semplice, basta iscriversi al canale attivando la campanella così non perderne neanche uno, perché vi arriverà la notifica. Però lasciatemi anche un pollice in su a supporto del canale, sono due gesti super semplici, non vi costano nulla ma che per me fanno davvero tanto la differenza, e ancora una volta ci tengo a ringraziare tutte le persone che ogni giorno scelgono di entrare a far parte della mia community, grazie, sappiate che sono super contenta, e quindi ci si vede tutti alla prossima, ciao!